Wahey coach, benvenuti in questo nuovo video, sono AndraLink91 ed oggi siamo in un nuovo video spacchettamenti per il Nazome 11 SD. Ovviamente, come da titolo e anche da questa schermata, avrete sicuramente notato che ho ben oltre 4.000 monete R o monete Rainbow, se volete. Cosa sono le monete Rainbow? Sono come le monete normali, ma ti danno più probabilità di trovare personaggi rari quando fai una slottata. Sì, ma solo se si ha fortuna. Queste monete possono essere solamente comprate e costano un bel po' di soldini, quindi non credo che acquisterò molto presto nuovamente su Inazuma Eleven SD, anche perché oltre alle slottate questo gioco ha ben poco da offrire, dato che il gameplay è un po' quello che è, diciamocelo, non è che abbia un gameplay entusiasmante. Oggi ovviamente oltre alle slottate super iper rare, ho anche una slottata per un centrocampista. Vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcosa di interessante. Abbiamo Kirina, abbiamo Jude e abbiamo Caleb Stonewall, che è quello che mi interesserebbe riuscire a prendere. Ovviamente con un solo ticket non è che si possa fare poi tanto, però proviamoci. E poi molti mi scrivono: Andrea, ma il gioco lagga? Non è che il gioco lagga, è che avendo un tablet vecchio, diciamo, il gioco tende un po' ad andare lento. Però non è che posso comprare un tablet, attenzione, Afrodi è molto buono. Non è che posso comprare un tablet nuovo solo per giocare a Inazuma Eleven SD o Yo-Kai Watch Puni Puni, che qui gira magnificamente. Quindi, insomma, sono un po' restio a comprare materiale nuovo se non ne ho davvero bisogno. Abbiamo Goenji, Kazemaru e Kirino, quindi io andrei con Goenji assolutamente e direi di fare la slottata, quella super rara, con 3.000 monete Rainbow. Perché così almeno, se riusciamo a trovare Goenji, poi le altre 3.000 monete normali e monete d'oro le spendo per cercare Desarm o Dvalin o come volete chiamarlo. E proviamoci. Anche se la possibilità, ok, è buona, la possibilità di trovare giocatori rari è molto più, cioè è più alta, ma poco più alta. Neanche un oro, dannazione a te. Cioè, neanche Goenji. Zero. Kazemaru, già l'ho trovato. Addirittura due di Rango S ne ho trovati, uno della Teikoku, che è fantastico, e un altro della Raymond. Ok, allora facciamo così, spendiamone un altro paio da 300, da singola slottata, per cercare Goenji! Ti prego, esci per favore, esci a giocare con me. Anche di Rango E non mi interessa, basta che esci. Insomma, vai, salta tutto, salta. Beh, però un Rango E è uscito. Axeru! Oh, è bassa! È bassa, potrebbe uscire un argento. Buono! No. Va bene. Ok, è Jude della Seisho, ok, ma io voglio Axel Bureizu. L'ultima che posso fare da 300 con le monete Rainbow. Monete Rainbow sprecate proprio. Oddio, insomma. Abbiamo trovato Kazemaru e Kido, ma insomma, poteva andare meglio. Goenji, ti prego. Attenzione, questa potrebbe essere oro. Argento, ok. Ti ho già a te ti ho già. E con le monete che mi rimangono cercherò di trovare Goenji Shouya, Axeru Breizu. Ci proviamo. Tu no, tu sì. Però chi altro c'è qui? Ah, c'è lui? Ma lui ho trovato, Rango E, però ho trovato. Vai. 3.000. Non è che mi interessi particolarmente Dvalin, però è un personaggio dell'Alios, quindi mi piace particolarmente. E dissi anche in un altro video che shoppare adesso sarebbe stato inutile, visto che c'è poco materiale, però intanto una l'abbiamo fatta. Ok, abbiamo Tyler, mi sembra che sia quello con la cresta, di Fratelli Murdock. Felt, ne ho troppi. Ah, abbiamo lui però che comunque sia di rango C. Dovrei averne uno a rango E. So che ho fatto un po' di giochetti a destra e a sinistra, però le ultime slottate le voglio dedicare a cercare Axel Blaze.
Vediamo un po'. Anche Ranguemi. No, voglio, voglio solo. Ecco, vedi. È uscito lui. Ma quanti ne escono di questo? Sei. Ma sei, Neo. Ma siamo seri? Ah, però è rossa, ragazzi, eh. Questa è la prova che o troppo o niente. Io ho sculato tantissimo quando è stato l'episodio che ho aperto 80 pacchetti. Vabbè, lì però 80 su 80 è ovvio che una ti deve andare bene per forza, no? E sono andate bene 3, mi pare, 3 o 4. Però anche no. Adesso niente, è finita. Vabbè, tornerò su Inazuma Eleven SD quando e se farmerò altre monete. Non sto più giocando perché appunto il gameplay è un po' quello che è. Potrei lasciarlo in automatico, però il problema è che non basta solo vincere, bisogna anche completare gli obiettivi per ricevere tutto quello che ti può offrire la partita. Quindi, se fai 3 fulmini, ricevi più monete, ricevi più materiale. E quindi devi per forza completare gli obiettivi. E gli obiettivi si completano giocando. E il gameplay fa schifo. Quindi per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!